una gara di mountain bike. Sì, esatto. Il primo che arriva a valle vince la prima mossa con Andrea. Perché non cambiamo la posta in gioco? Se vinco io mi dici di chi ti sei innamorata. Scordatelo. Non posso mentire in forma sempiterna. Chi è? Dimmelo. Che fai? Sai che non puoi toccarmi. Rispetta il veto. L'ho già violato una volta, ricordi? Voglio sapere chi è. Io amo solo te, Sylphus. Ma non posso dirlo. Non posso. Devo fare qualcosa, altrimenti mi travolgerà. Speedfly! È inutile, tanto non mi sfuggirai. È troppo veloce, devo trovare una scorciatoia. Sì, forse se taglio attraverso il bosco. Devo stare attento se non voglio... Basta, è troppo rischioso. Non ho scelta. Body fly! Così va molto meglio. Forza, Basilisco, dammi una mano! Vai a tutta velocità! Ci sono quasi. Oh no! Ormai mi ha raggiunto. Allora? Ti ho fatto una domanda e sto aspettando la risposta. Adesso basta, Sylphus, lasciami in pace! Sono troppo veloce per quella curva. Dovrei frenare, ma voglio una risposta. Se rallento continuerà ad insistere e io non posso dirgli la verità. Devo sapere di chi si è innamorata. Rallento, finiremo fuori strada! Rallenta tu se hai paura! Sylphus! Ho perso, Angelo. A te la prima mossa con Andrea. Benissimo, e io un'idea già ce l'ho, sperando solo che sia quella buona. Io ti piglio, cioè no, io ti prendo in parola, chiamami soltanto, com'è, chiamami solo amore e io sarò ribattezzato. D'ora in poi non sarò più Romeo, ma allora si può sapere chi sono. Che stai dicendo? Devo ammetterlo, sono un disastro. Come farò a dirlo a Ginevra? Lei non vede l'ora di interpretare Giulietta. Poverino, ha proprio bisogno di una mano. Dai, tocca a noi. Diamoci da fare. Attiva metamorfosi! Per custodire e proteggere, con l'amore e con l'onestà, con il giudizio, la sincerità, lo spirito lascio e divento terrena! Fanciulla, per quella benedetta luna lassù che inargenta le cime di questi alberi, io ti giuro che... No, non giurare sulla luna, l'incostante luna che ogni mese cambia nella sua sfera, per timore che anche l'amor tuo riesca incostante a quel modo. Questo è un dialogo tra Romeo e Giulietta. Sì, è così. Come lo sai? Beh, sono un'attrice, o meglio, un'aspirante attrice. Sto studiando recitazione qui al college. Sei stata davvero brava, io invece sono una frana. È questione di esercizio, bisogna provare. No, recitare non fa per me. E allora perché lo fai? Per la mia ragazza. Lei ci tiene tantissimo a interpretare Giulietta e così mi ha chiesto di studiare la parte di Romeo. Ma allora perché non le dici che non te la senti? Bisogna sempre essere sinceri, soprattutto nei confronti delle persone a cui vuoi bene. È facile a dirsi e se la deludo e lei ci resta male. Tu riesci sempre a dire la verità. Beh, ecco, a Sylphus ho mentito. Mi rendo conto che non sia sempre facile, ma... Oh, il copione... Non ascoltare quell'attricetta. Ehi, non puoi intervenire, c'è il... Sai, le attrici sono tutte un po' svitate. Ne conosco tante. Studi recitazione? Più che studiarla, potrei insegnarla. E sbaglio è una lezione che ti servirebbe in questo momento. Beh... Sylphus, lasciala in pace. Forse non hai capito bene, non voglio insegnarti a interpretare Romeo. Allora che cosa vuoi? È molto semplice, ti insegnerò a dire una bugia convincente per evitare di farti fare una brutta figura davanti alla tua ragazza. Non dargli retta. Puoi fidarti di me, vedrai, anche saper mentire è un'arte. Bene, abbiamo finito.
Finalmente ce l'abbiamo fatta! Sì! Sì! Hanno ripulito il teatro da cima a fondo. Sono stati veramente in gamba. Anche troppo. A me piaceva di più come era prima. I tuoi gusti sono notoriamente orrendi. Grazie, un bellissimo complimento. Vorrei sapere che fine ha fatto Sulfus. Ehi, guardate là, sta arrivando Andrea. Eccolo. Ciao a tutti. Parli del diavolo e spuntano le corna. Chissà cosa hanno combinato quei due. Si può sapere dove eri andato a finire? Già, tu te la sei squagliata e noi qui a pulire. Ve l'ho detto, dovevo riflettere. Che cosa hai deciso? Farai Romeo o no? No. Come e perché? Ti prego, di la verità, Andrea. Sono sicuro che mentirà. Beh, perché è infantile. È roba per bambini, ma tu recita pure se ti rende felice. Oh. Grande, lo sapevo. Ho vinto. Lo faccio io. Cosa? Che cosa hai in mente? Speriamo qualcosa di molto perfido. Se Andrea non se la sente, posso interpretare io, Romeo. Veramente? Figuriamoci, senza fidanzato non esce neanche di casa. Non ce la farà a recitare davanti a tutta quella gente. Ma perché ce l'hanno tanto con Ginevra? Tu stanne fuori. E va bene, d'accordo. Sono certa che ad Andrea non dispiacerà. Invece sì, ma non voglio ammetterlo. Non c'è problema, fa pure. Bravo! Guarda che hai combinato. Ho fatto solamente il mio lavoro. Adesso che c'era. Questo è il momento giusto. Devi liberarmi di loro una volta per tutte. Coraggio, va. Ma cos'è questo rumore? Ah, tarantole! Che orrore! Sono bellissime! Oh, no. È un'invasione di rana! Dai, scappiamo! Siamo circondati, ragazzi! Dobbiamo intervenire immediatamente. Ma non possiamo usare i nostri poteri davanti ai terreni. Dobbiamo fare in modo che non se ne accorgano, Raph. Qualunque cosa pur di proteggere i terreni. Per caso ti è già venuta un'idea? Sì, ai terreni penseremo noi. Voi occupatevi di quelle tarantole. Devil, con me! Arriviamo! I terreni non devono vederci, Caviria. Spegni la luce. Lascia fare a me. Night Fly! Ma non si vede più niente! Perfetto, ben fatto! Forza, non durerà a lungo! A questo ci penserò io! Macro Fly! Sì, così! Voilà! Le tarantole non devono raggiungere i terreni. Serve una barriera protettiva. Lasciate stare a me. Eccola che arriva. Wallfly! Brava! E ora, in flame! Ecco la nostra contromossa. Ma quante sono? È come se non fossero reali. Si direbbe che siano ologrammi. I duplicati di un solo ragno. Dolce, usa Videofly al contrario. Se ho ragione, ne rimarrà solo uno. Va bene. Videofly! Siamo state tutte bravissime, ragazze. Hanno sconfitto Gricera, ma non finisce qui. Anche se non sarà facile scacciarli dal mio teatro, io ci riuscirò. Ci riuscirò a qualunque costo. Non è ancora nato colui che riuscirà a prendersi gioco di me. Chiunque osi sfidarmi dovrà poi pentirsene amaramente. Che c'è, Gricera?
Sì, devo occuparmi anche del varco, ma prima devo liberarmi degli intrusi. Per sempre. Ragazzi, che paura. Non so voi, ma io... Se ripenso a quei ragni, mi vengono i brividi. Andiamo, Ginevra, erano solo innocui ragnetti. Quello che conta è che nessuno di noi si sia fatto male, dico bene? Già, quando siamo usciti da sotto al sipario, i ragni erano spariti. Appunto, forse abbiamo ingigantito il problema. Sono stanchissima. Ma chi lo dici? La cosa più saggia da fare è andarcene tutti a dormire. Perché ci tiene tanto a recitare? Quello che gli interessa veramente è Ginevra. È una mossa per poterla conquistare. Ma se Ginevra è la ragazza di Andrea? E con questo, magari non lo ama più. Tu che ne sai? Lascialo stare e andiamocene a dormire anche noi. Questo corso è più impegnativo del previsto. Che succede? Come mai se ne vanno via tutti? Perché gli hai fatto questo? Dimmelo, Rat! Io non volevo...